a delle ferite, a delle abrasioni, a delle bruciature appositamente, per poi fasciare la parte ferita e riguardarla dopo alcuni giorni. Quindi se la ferita si era rimarginata, era una prova che la donna era una strega. Il diavolo c'entra molto, perché la stregoneria diabolica fu una delle parti del concetto cumulativo di stregoneria, della caccia alle streghe, ha a che fare con il diavolo, soprattutto con il satanismo, quindi con quella adorazione del diavolo. Andiamo avanti. In antico, nella cultura greco-romana, c'erano delle figure, le matres parche, le tre parche, a cui era affidato il destino dell'uomo. Chi tendeva un filo e quindi teneva insieme la vita dell'uomo, chi invece lo tagliava e chi mostrava una clessidra. Altre figure femminili, tra l'altro una scultura di una bellezza abbagliante, che si trova a Palazzo Altemps, a Roma, Museo Nazionale Romano, è una figura di Erinni. L'Erinni era una figura vendicatrice. Le arpie, queste donne che vivevano nei boschi come degli animali, con le ali come il diavolo. Circe, l'ammaliatrice. Le sirene. Noi abbiamo una scultura con noi delle sirene di Pupi Acuciani, che sta lì dietro. Se volete potete andare ad approfondire questo discorso di figura femminile. Le amazzoni, donne guerriere, le vestali, la vestale, questa figura sacerdotale che aveva un compito particolare, che era quello di tenere sempre acceso il fuoco sacro di Vesta all'interno del coro romano. Facciamo accomodare Norma, ci sono due persone. Le vestali dovevano rimanere vergini fino all'età di 30 anni, guai se questo non fosse avvenuto. Figure particolari di madri e di vergini, guarda caso poi ci fu un'altra donna che si chiamava Maria, che fu madre e vergine, Immacolata Concezione. ...1487... il Malleus Maleficarum, si stampa questo che poi è diventato una sorta di bestseller della stregoneria, significa martello delle streghe, e fu un trattato vero e proprio in cui venne presa in considerazione ogni singolo maleficium
quindi stabilito quale esso sia e quale poi sistema c'era per sconfiggerlo. Quindi con dovizia di particolari si iniziava a parlare di tortura. Inizia la caccia alle streghe. Strega, magia, satanismo fatto col diavolo, tortura e caccia alle streghe. C'è una presentazione del Papa Innocenzo VIII nel Malleus che dice: con tristezza siamo ultimamente venuti a conoscenza che in molte regioni del nord della Germania varie persone, sia uomini che donne, si offrono ai diavoli incubi e succubi uscendo dal sentiero della vera fede. Essi operano per mezzo di incantesimi, formule magiche, scongiuri e quanto vi è di abominevole e criminale nel campo dei sortilegi. Per il male degli altri producono aborto alle donne, rendono sterili e fanno morire i feti degli animali, i prodotti della terra. Vogliono essi evitare che l'uomo procrei, che la donna concepisca, che i coniugi compiano il dovere sponsale. Non hanno paura di rinnegare sacrilegamente la fede consegnata loro per mezzo del santo battesimo. Questo laccio serviva per fare un maleficium agli uomini. Si augurava l'impotenza, una sorta di castrazione per gli uomini. Per le donne, la bambolina con gli spilli conficcati nelle parti dove si voleva maledire una persona e dove si voleva mandare una malattia o un maleficio in generale. Il malocchio ancora oggi ci sono dei bellissimi rituali che vengono fatti. Questo è segno. Il malocchio, dicevo, con il piatto, sapete come funziona ancora oggi, c'è chi, queste signore che si tramandano da figlia, da nonna, a nipote, eccetera, eccetera, quindi la goccia di olio che si mette nell'acqua dentro il piatto, se si espande c'è il malocchio. E quindi bisogna fare tutta una serie di preghiere e di gestualità, in genere sono dei segni di croce sia sul piatto che sull'individuo, davanti, dietro, poi si riprova se è andato via, altrimenti si continua con questo rituale fino ad arrivare ad aggiungere anche del sale, ancora oggi. Processo inquisitorio, si lascia il processo accusatorio con le prove dell'ordalia per andare al processo inquisitorio, quindi si veniva inquisiti. La maggior parte degli inquisiti e delle persone che andarono poi a rogo erano, statisticamente parlando, dal 75 all'80% donne. Per il resto uomini, quindi anche per gli uomini c'era la stessa sorte.
delle donne nel caso fossero incolpate di satanismo e stregoneria e di patto col diavolo. Il diavolo nell'Antico Testamento non era nominato, era nominato Lucifero nell'Antico Testamento, ma era forse non, poi è stato identificato dalla Chiesa paleocristiana nel diavolo, quindi questo portatore di luce, questo angelo, arcangelo caduto dal cielo vicino a Dio, caduto sulla terra per fare un'altra luce, quindi un antagonista massimo di Dio, quindi remava dalla parte contraria di Dio. In effetti per tutto il Medioevo venne definita la figura del diavolo e vennero insieme al diavolo definite le varie donne che praticavano una stregoneria diabolica. Nel 906 Reginone, abate di Prum, scrisse: quello che fu poi uno stereotipo di tutte le streghe durante il Medioevo. Certe donne depravate, rivolte a Satana e sviate da illusioni e seduzioni diaboliche, credono e affermano di cavalcare la notte alcune bestie al seguito di Diana. Anche questa è una particolarità che dobbiamo approfondire. Dea dei pagani o Erodiade e di una innumerevole moltitudine di donne, di attraversare larghi spazi grazie al silenzio della notte profonda e di ubbidire a lei come loro signora e di essere chiamate certe notti al suo servizio. Volesse il cielo che soltanto loro fossero perite nella loro falsa credenza e non avessero trascinato parecchi altri nella perdizione dell'anima. Moltissimi infatti si sono lasciati illudere da questi inganni e credono che tutto ciò sia vero e in tal modo si allontanano dalla vera fede e cadono nell'errore dei pagani, credendo che vi siano altri dei o divinità, oltre all'unico Dio. Perciò nelle chiese a loro assegnate i preti devono predicare con grande diligenza al popolo di Dio affinché si sappia che queste cose sono completamente false e che tali fantasie sono evocate nella mente dei fedeli non dallo spirito divino ma dallo spirito maligno. Infatti, durante le ore del sonno inganna la mente che tiene prigioniera, alternando visioni liete e visioni tristi, persone note a persone ignote, conducendole attraverso cammini mai praticati. E benché la donna infedele sperimenti tutto ciò solo nello spirito, ella crede che avvenga non nella mente ma nel corpo. C'è una bolla papale che si chiama Vox in Roma di Gregorio IX del 1233 che dice: siedono a far banchetto e quando s'alzano dopo aver finito, ecco farsi avanti da dietro un simulacro che si erge solitamente nel luogo di queste riunioni, un gatto nero, grande come un cane di media taglia, esso avanza camminando all'indietro e con la coda ritta. Il nuovo addetto, sempre per primo, lo bacia sul di dietro, poi fanno la medesima cosa il capo e gli altri a turno, solo però se l'hanno meritato. A coloro che non sono ritenuti degni di questo onore, il maestro della cerimonia augura la pace. Tornando al proprio posto, rimangono in silenzio per un poco, sempre rivolti verso il gatto, poi il maestro dice: perdonaci, e lo stesso ripete il secondo, il terzo aggiunge:
Signore, lo sappiamo, un quarto conclude, dobbiamo ubbidire. Quando ogni anno a Pasqua ricevono il corpo del Signore dalle mani del sacerdote, lo tengono in bocca e poi lo gettano nell'immondizia per recare offesa al Salvatore. Il Malleus Maleficarum va ancora avanti dicendo: presiede la riunione, siede su un trono sotto spoglie terrificanti di capro o di cane, a lui si accostano per rendergli onore, non sempre allo stesso modo, ora in ginocchio, in atto di supplica, ora di spalle, ora col capo all'indietro e le gambe levate, così che il mento sia rivolto al cielo. Gli offrono candele nere come la pece, ombelichi di bambini, in segno di omaggio gli baciano l'animo. In quelle riunioni notturne si radunano folle di persone di ambo i sessi, ma il numero delle donne è molto maggiore di quello degli uomini. Le danze sono composte da giri da compiersi sempre verso sinistra. Ogni banchetto è benedetto dal diavolo con parole blasfeme, così che Belzebù viene indicato come il creatore, datore e conservatore di tutte le cose. La stessa formula vale anche come ringraziamento dopo il pasto. Al termine del banchetto ogni demone prende per mano la detta che ha in custodia, si voltano vicendevolmente le spalle e, tenendosi per mano, componendo un cerchio, scuotono come folli il capo, danzando, tenendo in mano le candele usate precedentemente per l'adorazione del demonio. In onore di costui cantano canzoni molto oscene, ritmate da timpani e zampogne, mentre orgiasticamente si accoppiano. Venivano accusati anche di mangiare i bambini, questi bei bambini, nati da una unione non ufficiale, quindi anagraficamente inesistenti, venivano presi, portati dolcemente a tavola insieme a loro e poi palleggiati dall'uno e l'altro e mangiati. La strappata era il primo sistema di tortura che veniva applicato ad un inquisito o ad un inquisito. Quindi venivano legate le mani da dietro e poi issate in alto, dopodiché si dava uno scossone fino a fare arrivare i piedi quasi a terra e via dicendo, finché non si aveva questa confessione voluta dall'inquisitore. I migliori inquisitori erano i padri domenicani. Inizialmente l'inquisizione fu data ai frati minori, ai francescani, poi comunque frati predicatori venne data ai domenicani. Il Santo Uffizio di Roma si trovava presso il convento della Minerva. Pinze, strappa seni. Tortura della candela. La candela era fatta con una sorta di segale molto asciutta e raggiungeva delle temperature elevatissime. La tortura del colletto di ferro. Quindi si rimaneva in posizione eretta sempre. Se si piegava la testa e ci si addormentava, ci si sgozzava. Taglialingua di tutti i tipi e di tutte le misure. Pera. La pera che veniva adeguata secondo i casi in larghezza e poi